Buon pomeriggio amiche, ben trovate. Video spesa Lidl e iniziamo subito dal reparto frutta e verdura. A 1,79 euro le fragole, sono 500 grammi. Erano in promozione a 2,99 euro questo chilo di albicocche. Avevano un bel aspetto, questo doppio colore ambrato, arancio, mi ispira e quindi le ho prese. 74 centesimi per queste 4 banane, 1,19 euro per questi limoni di Siracusa, hanno l'indicazione geografica protetta. C'è la settimana XXL da Lidl e quindi anche questa confezione di pomodori ciliegino maggiorati del 30% della quantità, invece di 500 grammi ne hanno 150 in più e quindi per un totale di 6,50 euro. Questi pomodori ciliegini, 1,49 euro. Sempre per la settimana XXL, anche questo maxi bustone di mix orientale a 1,49 euro e all'interno troviamo lattughino verde, bietolina rossa, lattughino rosso, tazzoi e mizuna. Prodotto già lavato, pronto per essere condito e mangiato. A 1,59 euro ho preso queste 6 uova toscane, le naturelle, da Allevamenti della Toscana. Vi dicevo che c'è tutta questa selezione regionale dedicata alla Toscana e quindi ho preso le uova toscane. A 2,59 euro ho trovato gli involtini primavera, solo con verdure, ovviamente li ho presi per vedere e considerare la differenza tra questi e quelli con l'aggiunta di pollo. A 2,39 euro la maxi confezione di cordon bleu XXL di tacchino e pollo. Ripeto, ogni tanto i ragazzi me lo chiedono, quindi preferisco approfittare di queste mega offerte quando ci sono. Sono praticamente, secondo me, sono 8 cordon bleu. A 2,99 euro era in offerta la fesa di tacchino, totalmente tacchino italiano. 89 centesimi per il salame toscano a fette, a grande richiesta di Filippo, che non ha problemi, lo può mangiare, deve andare in gita a Firenze, e mi ha richiesto espressamente i panini imbottiti con il salame toscano e ovviamente devo accontentarlo. A 4,49 euro, sempre della settimana dedicata alle mega confezioni, questi 220 grammi di salmone norvegese affumicato, tagliato a fette, salato a mano e affumicato con legno di faggio. Ottima l'offerta e quindi inizialmente ne ho preso solo uno, giovedì ne riprenderò un altro. Sempre della settimana XXL, più 25% di prodotto della Dulano Selection, questo prosciutto crudo, affumicato, salato a mano, stagionato 12 settimane, è un prodotto indicazione geografica protetta, credo che sia appartenente alla Baviera, e sono 250 grammi di prodotto, quindi 2,5 etti, vi ridico a 2,49 euro, direi ottima qualità prezzo. A 3,69 euro, sempre della settimana dedicata alla grande quantità XXL, questo prosciutto cotto affumicato tagliato a fette sottile già pronto, guardate quanto ce n'è, sono 4 etti di prosciutto, quindi anche qui ottima qualità prezzo, lo avevo già preso in passato e mi era piaciuto, quindi per chi fosse interessato è senza glutine e senza lattosio. A 59 centesimi ho ripreso loro, sono già finite, sono buonissime. A 3,95 euro, 44 di queste tabs, sono molto convenienti, sono tutto in uno, hanno praticamente tutte le funzioni del brillantante, sale, detergente, salvavetro, protezione dell'argento, brillantezza dell'acciaio, potenziatore del lavaggio, neutralizzatore degli odori, 44 tabs. A 3,95 euro, 44 tabs, mi sembra un ottimo prezzo. Eccolo qui il barattolone di tonno di cui vi parlavo, 5,99 euro per 900 grammi
prodotto che poi sgocciolato arriva a 650 grammi. Questo, voglio vedere, è un tonnetto striato in olio di semi di girasole. Preferisco sempre prendere queste confezioni più grandi perché le scatolette più piccole hanno solo pezzettini sbriciolati e non mi piace. Quindi 5,99 euro questo barattolo. Ho preso due bottiglie di passata rustica a 65 centesimi e due confezioni di pasta di Gragnano IGP a 79 centesimi cada uno. Sempre a gran richiesta di Filippo, a 1,49 euro ho preso questi 6 croissant salati. Sono 6 croissant al sesamo senza olio di palma, con lievito madre, con sale iodato, e sono veramente sfogliati. Lidl addirittura suggerisce di imbottirli con prosciutto cotto e provoletta dolce. Anch'io preparerò dei panini simili per Filippo, che è golosissimo, e poi per la gita, insomma, è tutto bello così, tutto allettante, gioioso, quindi mi ha detto già di riempirlo di panini perché dovrà stare fuori dalla mattina fino alla sera. Mamma, torno tardi, ci vuole lo zaino grande perché ho bisogno di mangiare tanto. Mangia in continuazione, quindi fortunatamente è secco come un fuscello, ma insomma, per dirvi, ha paura di rimanere senza cibo. E non è che io lo tengo a dieta, cioè lo tengo controllato, però lui è proprio goloso. Sempre per Filippo e la sua gita ho preso questi nuovi Ringo al gusto vaniglia senza olio di palma, 1,65 euro. Sono biscotti farciti con crema alla vaniglia, tre gusti in un solo biscotto: vaniglia, crema e cioccolato. Ho ripreso per i grandi a 1,69 euro queste 8 barrette senza zuccheri aggiunti che hanno muesli e cioccolato al latte, e invece questa variante con muesli, copertura di cioccolato al latte e pezzetti di banana, 1,69 euro per i grandi che me li stanno cercando. Ho ripreso poi due barattoli di questo latte di cocco, però è la versione light, a 99 centesimi, era ancora un residuo della settimana orientale. Ho fatto il pollo al curry facendo la salsina proprio con questo latte, è piaciuta tantissimo, hanno spazzolato tutto. Le ho ricomprate da tenere in dispensa come scorta, me ne va via diciamo una confezione che è 400 ml, è un ottimo prezzo per 99 centesimi, era solo presente questa light, spero che il gusto insomma sia più leggero ma non sia differente da quello originale, e quindi anche queste sono venute con me. Sempre per Filippo e la sua gita ho visto queste novità della yoga taschi a 49 centesimi l'una. Sono mix di frutti rossi con vitamina C, a base di succo e purea di frutti con vitamina C, e poi ho preso anche stesso prodotto però al gusto ace, e carota, limone e orange, per dare a Filippo magari insieme all'acqua da mettere nello zainetto. A 3,89 i filetti di acciughe, queste erano in promozione della Delicious, preferisco prendere quelle di marca per quanto riguarda i filetti di acciughe. Ho terminato infatti quelle che prendo da Coop, della linea Fiorfiore, che secondo me sono le migliori. C'è il rischio di prendere nel discount dei filetti di acciughe con un forte sapore ferroso. Secondo me sono state pulite male, hanno all'interno un sentore, per me è sangue, a volte le acciughe se non sono pulite bene lo rilasciano, è proprio tipico, se le pulite sapete a cosa mi riferisco. Preferisco andare un po' sul sicuro. Quando compro le acciughe preferisco spendere
qualcosina di più, però andare sul sicuro. E questa garanzia me la dà solitamente anche Coop con Fiorfiore, ma anche la Delicious è molto buona. Poi a 1,69 euro, sempre della XXL, ho preso questi tre spazzolini, sono soft però per i ragazzi. Ovviamente quello rosa lo terrò io, però mi sembrava un ottimo prezzo. Mi trovo bene con questi spazzolini. A 69 centesimi ho preso anche ulteriormente il doccia olio crema, l'olio di mandorla. E voi non potete sapere la profumazione delicatissima. Oggi ho scoperto quindi che sono quattro le profumazioni esistenti, due erano quelli comprati l'altra volta, molto buono anche questo Sensitive. Oggi ho ricomprato questo all'olio di mandorle, profumo delizioso. Ho lasciato fuori l'altro Oriental Blossom, mi sembra, che infatti mi avete scritto, consigli smart, mi ha detto di lasciar perdere che era pessimo, infatti ho seguito il consiglio. A 1,19 euro e ne ho fatto scorta, preferisco avere la dispensa piena, questo chilo 250 grammi di sapone liquido per mani al cocco e al passion fruit. Erano in offerta a 2,19 euro. Ideo Borotalco, uno al profumo di sali marini e l'altro al profumo di cedro e lime, hanno l'odor converter, cioè hanno un profumo a rilascio graduale, più sudi più si attiva, copre per 48 ore e ha zero alcol. Volevo vedere se c'era scritto qualcosa sui sali di alluminio. Dice che rispetta l'ozono, ma credo che abbia qualcosa di sale di alluminio. Credo di sì, ecco. Lo dico per correttezza, mi sembra che ci sia il sale di alluminio, è definito aluminium cloridrate, però io con Borotalco e anche i ragazzi si trovano bene, è proprio uno dei deodoranti che assorbe, asciuga e tiene veramente pulita la zona ascellare, e poi erano ad un ottimo prezzo perché fuori si trovano a 3,29 euro, anche 4 euro a volte, a 2,19 euro mi sembrava una buona promozione. Arriviamo alla parte sportiva che era già stata presa d'assalto. Per quanto riguarda il reparto donna c'era veramente più che poco. Mannaggia, cercherò di recuperare in un altro Lidl. Questi pantaloni di cotone navy per fare attività fisica a 5,99 euro, taglia S, li ho presi per Federico, hanno il cinturino in vita, il cordoncino, e sono 80% cotone e un 20% di poliestere. Sono molto grandi, è una S che veste in realtà una 44-46, vediamo. E poi io ho preso a Federico a 4,99 euro la canotta, come vedete la finezza, no, delle persone era già rotta, però era l'ultima. Questo Uncle Sam è una linea sportiva tedesca molto in voga. Questa è la canotta abbinata che secondo me sta bene, rosso e blu. Dice che questo cotone è made in Africa. Con l'acquisto di questo prodotto fornite un importante contributo per il futuro dell'Africa, perché con cotton made in Africa miglioriamo le condizioni di vita dei coltivatori di cotone africani e delle loro famiglie. Insomma, anche questo ha un che di ecosolidale e ci piace molto. Reparto donna per la mia attività fisica. Ho preso questi, costano un po' di più, 9,90, sono dei leggings per appunto fare attività sportiva, sempre il cotone made in Africa per sostenere, abbiamo detto, i coltivatori di cotone africani. È una qualità testata. C'era anche il reggiseno sportivo e le canotte, però a me interessa il leggings perché per i reggiseni
quelli secondo me sono migliori al Decathlon, e per questi invece va bene, mi sono sempre trovata bene, si lavano tranquillamente in lavatrice, resistono, insomma, eccezionali. Mi sarebbe piaciuta di più la versione azzurra, ma era già finita. Ultimo acquisto, era scontato a 9,99 euro, questo set di scatole, che in teoria sono scatole per scarpe, però mi serve per mettere alcune cose di Filippo negli armadi, e mi piace il fatto che abbiano la parte frontale trasparente, in modo tale da permettermi di individuare a colpo d'occhio ciò che ho riposto, a volte dei maglioni particolari invernali, oppure delle magliette estive più carine, proprio per dividere all'interno dell'armadio più scomparti e avere questa vista, questa immediata conferma di ciò che contiene all'interno, perché le scatole sono belle, però non è che posso archiviarle come faccio in ufficio, quindi avere un lato visibile e allettante, quindi verranno riciclate non come il suo utilizzo normale, cioè di portascarpe, ma come porta indumenti alternativo. Una cosa che vi volevo menzionare, questa non c'entra niente con Lidl, l'ho presa da Eurospin, è una maschera argilla purificante che ho preso per Federico, però ce n'erano altre due tipologie, una illuminante, l'altra non mi ricordo, forse lenitiva, della linea In Primis. È una maschera all'argilla con il 94% di ingredienti di origine naturale. È una maschera detossinante, l'ho pagata 1,14 euro, mi sembra, da Eurospin, nel caso vi capiti, perché sono stata anche a fare la spesa all'Eurospin, ma sinceramente non posso girarvi tutte le mie spese che faccio durante la settimana, sennò diventerei solo esclusivamente la signora della spesa. Con questo è tutto anche per oggi, noi ci salutiamo e ci rivediamo molto presto, un grande bacio, ciao!